Buongiorno, allora, eccoci qua di nuovo. Come vedete, i panettoni che abbiamo prodotto, pirlato nel pomeriggio, messo nel pirotto a lievitare, sono lievitati. Adesso non andiamo altro che aggiungere la glassa che abbiamo preparato ieri praticamente, a base di farina di mandorle, albumi e amidi. E adesso Giorgio andrà a glassare. Poi andremo a decorare con lo zucchero in granella e delle mandorle così. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Andiamo a glassare i nostri panettoni ben lievitati. Eccoci. Di glassa cerchiamo di non metterne mai molta, perché poi in cottura rischia di staccarsi. Se è troppo pesante, quando li capovolgiamo si stacca. E con una spatolina andiamo leggermente ad allargarla. Un'operazione da fare un po' delicatamente. E poi sopra andiamo a guarnire con dello zucchero in granella, medio grande, sì. Ecco qua, e qualche mandorla. Buongiorno. Eccoci qua. Procediamo nella stessa maniera in tutti quanti. E poi li andremo a infornare. La cottura, intanto, abbiamo preparato un forno a 140-150 gradi e andremo ad infornarli e gradualmente aumenteremo un po' la temperatura fino a 160-165 gradi, fino a che il prodotto non sarà arrivato a 92 gradi al cuore. A quel punto potremo dire che il nostro prodotto è pronto per sfornare. Fase di sfornamento è altrettanto importante, no? Sì, anche lo sfornamento è molto importante, appunto perché la maglia glutinica sarà molto soffice se li sforniamo tenendoli normalmente come qualsiasi altro dolce, rischia di implodere, cioè si richiude su se stesso. Perciò dovremmo prendere degli aghi, dovremmo infilzarli nel pirottino e capovolgerli fino a che non si saranno raffreddati, più o meno per 12 ore. Appunto perché una volta fredda poi la maglia glutinica rimane in quella maniera. Ecco qua. Mettiamo le mandorle. Eccoci. Perfetto, va molto bene. Ora li glassiamo tutti quanti e ci vediamo tra poco, appena pronti per infornare. Ok. Allora, il lavoro è stato completato, la glassatura è stata Perfetto, messa è e quindi siamo completata pronti per la cottura, per la giusto? cottura, benissimo. Andiamo a infornare, il forno è già caldo. Andiamo a infornare. Ecco qua. Qua. Qua mettiamo questa, manca un'altra, bene.
Quella da uno, per favore, Giancarlo. Grazie, sì. Ok, bene, abbiamo infornato una parte dei panettoni, l'altra parte la inforneremo tra pochi minuti e iniziamo la cottura. Prendiamo il tempo, il panettone da chilo, più o meno la cottura durerà circa un'oretta, perché il forno dovrà andare in maniera, il calore dovrà arrivare in maniera molto leggera, in modo da far uscire pian piano l'acqua e far sviluppare il prodotto. Quindi non è una cottura aggressiva, è una cottura piuttosto lenta, perché il calore appunto deve penetrare all'interno del prodotto lentamente. Eccoci qua, aspettiamo qualche minuto e inforniamo anche gli altri panettoni. Perfetto, eccoci qua, inforniamo anche gli altri panettoni nella seconda camera e aspettiamo la cottura. Sì, è importante metterli tutti ben allineati, perché il calore deve circolare uniformemente all'interno della camera e quindi li dovrà andare. E li prendiamo anche con i colli. Con i ferri, certo, sì. Poi dopo li metteremo sul tavolo e con i ferri andiamo a prenderli, per evitare che appunto si chiudono su se stessi con il peso. Ok, abbiamo già gli altri che stanno iniziando a lievitare, iniziano ad aumentare di volume, ma ancora abbiamo del tempo, aspettiamo qualche altro minuto e poi vediamo come li sforniamo.